Buona serata a tutti, cari amici. Ora facciamo così un piccolo commento di una sintesi, diciamo, del famoso match che ci fu più di 13-14 anni fa, SmackDown tra Eddie Guerrero e The Big Show. Ma prima vi ricordo di andare a recuperare, se avete Netflix, la nuova serie del Gigante Buono, che si chiama proprio The Big Show Show, in italiano credo lo show di Big Show. Bene, adesso andiamo con il commento. Un Eddie Guerrero che in questo match praticamente era l'attuale campione mondiale della federazione. Qui vedo dal filmato un Big Show anche con molti capelli rispetto ad ora, che non ne ha praticamente nessuno. Eddie Guerrero che arrivava in pompa magna con la sua solita macchina da cilindrata, poi comunque la cintura di quell'annata mi piace molto, e insomma comunque ecco qui Big Show inizia, diciamo, le sue maestranze. Sicuramente penso vi ricordate nettamente la differenza proprio fisica tra Eddie Guerrero e Big Show. Eddie Guerrero sì, capace, anche un po' muscoloso, ma comunque meno alto di The Big Show, che insomma appunto aveva dalla sua parte un'altezza alla grande. E proprio adesso, nelle primissime fasi dell'incontro, dove diciamo il nodo del match è quello, prova a fare qualcosa di Guerrero, ma non può nulla. La possenza del Gigante Buono la fa da padrona. Ora manda Eddie la Russa da un angolino all'altro. Comunque, allontanandoci un attimo dalla sfida, volevo ricordare come, insomma, vabbè, sappiamo, Eddie Guerrero purtroppo scomparso già un bel po' di anni fa. Che comunque è stato un atleta tutto tondo, senza dimenticare la sua a livello di wrestling, amicizia e inimicizia nel ring con il Folletto di San Diego, Rey Mysterio, altro grande protagonista che a differenza di Eddie Guerrero invece sicuramente ancora in vita. E soprattutto ora fa ciò che gli compete, cioè quando c'è bisogno di lui e senza strafare. Difatti, come vi parlavo in alcuni video di un paio di giorni fa, anzi mi sa massimo di 10 giorni fa, Rey Mysterio, vabbè, era in quarantena, però nella prossima puntata di Raw farà un match di qualificazione per aggiudicarsi un eventuale posto nella sfida con la valigetta in palio, quindi l'opportunità titolata in palio al pay-per-view Money in the Bank, che ricordo quasi sicuramente, penso l'annuncio arriverà a breve. La WWE terrà a porte chiuse al Performance Center di Orlando, Florida, dove sta registrando comunque le puntate di Raw, SmackDown e alla Full Sail University, dove si tiene invece NXT, sempre a porte chiuse. Qui un piedone dietro la nuca di Big Show nei confronti di Eddie Guerrero. Passando invece a parlare un po' di The Big Show che insomma ha vinto un paio di titoli sia in singolo che in coppia,
Ha avuto anche rivalità con altri big men, Mark Henry, non so se ha avuto anche rivalità con Viscera, purtroppo scomparso anzitempo per vicissitudini. Io però mi ricordo che in quel periodo non seguivo la WWE, difatti erano le annate a me sconosciute, però più o meno da 7-8 anni sono ritornato a regime a seguire. Ora invece, tornando un attimo al match, Eddie Guerrero tenta di strappare dei peli dal petto di Big Show, però il gigante buono gli tenta di fare la presa dall'orso, stringendolo. Ora invece cade come una pera, diciamo, oltre alla terza corda Big Show. Eddie prova a volare, ma niente, per certi versi niente da fare, però poi spalma sul paletto proprio Big Show. Ah sì, adesso mi sto ricordando. Vabbè, il ring imploso con la mossa dalla parte superiore del paletto, quella con Brock Lesnar, proprio almeno 15 anni fa, quella, vabbè, penso ce la ricordiamo tutte in una puntata di SmackDown. Poi comunque ci sono stati dei seguiti, dei ring che si sono sfaldati proprio, credo almeno 2 o 3 volte. Insomma, quello è un momento abbastanza comico, però insomma, diciamo che è un po' pericolosino per gli arbitri che, a differenza degli atleti, sono minuti, che non sono proprio muscolosi. Certo, si allenano anche comunque. È ora testata sulla nuca di Eddie Guerrero, altra testata da parte di The Big Show. Ora piedone sul braccio di Eddie Guerrero. Ma dentro la reazione Eddie la rassa. Risponde con un'altra testata del Big Show. E poi, facendo un altro focus al di fuori dal match, il figlio, proprio il genito di Eddie Guerrero, Dominic, che poi ovviamente nelle storie WWE attuali è visto come il figlio erede di Rey Mysterio, ha avuto comunque una parte importante a Survivor Series nel mese di novembre 2019 con la grande prestazione sua e di Rey Mysterio contro Brock Lesnar, nonostante la sconfitta. Però chi è che non si ricorda la doppia 619 con Rey da una parte e Dominic dall'altra, insomma. Poi sappiamo tutti com'è andata a suon di Suplex City e The Five e vinse Brock Lesnar.
Ora cerca di Big Show lavora sulle articolazioni superiori di Eddie Guerrero. Ora tenta di accecare The Big Show, va con una serie di dropkick. Ma nulla da fare, insomma, no, non è facile affrontare avversari grandi, grossi, corpulenti, non è assolutamente facile. Certo, magari abbiamo l'esempio anche del match recentissimo che si svolse proprio dopo la vittoria del titolo mondiale WWE da parte di Drew McIntyre, che aveva battuto Brock Lesnar a WrestleMania, poi sfidando proprio The Big Show. Intanto ora dobbiamo assolutamente tornare sul match perché Eddie Guerrero attua una delle sue furberie, ovvero ha preso da sotto al ring tipo una chiave, sì, una chiave, un arnese di ferramenta. E Big Show se ne avverte perché Eddie Guerrero gliel'aveva messa, diciamo, nel barastinco. Ora però c'è tutta la reazione di foga di Eddie Guerrero nei confronti di Big Show. Vediamo se arriva il momento di farlo cadere. Sì, c'è una bella DDT da parte di Eddie Guerrero che fa cadere per la prima volta al suolo The Big Show, però nel rispedirlo al mittente, Eddie Guerrero trafigge anche l'arbitro. Ora tenta la choke slam e calcio nelle parti basse di Eddie Guerrero. Quindi presumiamo che questo sia lo squillo di tromba ed è proprio così. 1, 2 e 3. Grandiosa frog splash di Eddie dal paletto e vince l'incontro. Big Show giustamente ad arridire con l'arbitro ed è molto rammaricato, o meglio incazzato, scusate se dico questo. Ed ecco, qui, insomma, rivedendo queste immagini mi ritorna in mente appunto Lady Guerrero furbo, che ora appunto aveva preso in giro Big Show dopo averlo battuto, tra virgolette, sgamuffo. Ora si rimette nella sua machine, le ruote sobbalzano e intanto il pubblico continua a osannare Eddie Guerrero.
Per questo match tra cui dovevamo per forza fare dei corsi e ricorsi storici, è tutto. Io vi auguro buona serata, quindi buon fine settimana che ormai si è aperto. E che dire, manteniamoci ancora per un altro paio di giorni, sperando che i nostri amici politici del governo siano di parola e che dal 4 maggio, sempre magari mantenendo le misure di sicurezza, si possa uscire almeno in due, sembra un metro e mezzo di distanza. Bene, io vi ringrazio, mi potete seguire quando vi va sui miei social, YouTube, Facebook, Instagram e Twitter. Grazie a tutti e buona serata. Ciao!